Paola Randi, Tito e gli alieni, un film in cui si ride, si piange, cambiano location, cambiano personaggi e le storie. Come potremmo definirlo? Bravo, effettivamente è una buona domanda. Come lo definiamo Tito e gli alieni? Beh, Tito e gli alieni secondo me è un film fantascientifico nel senso più ampio del termine, ecco. Nel senso che fondamentalmente unisce un po' una commedia che ci appartiene, un'italianità che appartiene a tutti, con invece questo tocco di universo che è dato appunto intanto dalla location, l'area 51, e poi dal desiderio di approcciare un universo più ampio, cioè un universo appunto di suoni, di stelle, di qualcosa di sconosciuto che in realtà è molto più vicino a noi di quello che noi pensiamo. Senti, il tema fondamentale, centrale di questo film è come affrontare la paura della morte e del dolore. Come mai questa scelta e se ti riguarda da vicino? Sì, la scelta mi riguarda da vicino perché, insomma, come è capitato a tanti, come capita a tanti, io ho dovuto affrontare delle perdite importanti nella mia vita e quindi per me era un tema fondamentale, cioè io ho dovuto pormi queste domande. E innanzitutto, quando uno appunto deve affrontare una cosa del genere, precipita in un luogo appunto fantascientifico, fa un'esperienza un po' fuori dalla norma e di solito nei rapporti familiari, ma anche con se stessi, uno si deve un po' reinventare, ricostruire, deve rimettere a posto delle cose. E quindi io ho cercato di raccontare questo, cioè ho cercato di raccontare un professore che ha perso la moglie e non vuole proprio uscire dal suo lutto, cioè sta bello incartato dentro il suo lutto, però a un certo punto si deve per forza svegliare perché arrivano questi due nipotini da Napoli con tutta la loro vitalità e con tutto il loro desiderio e bisogno di vivere. E quindi in sostanza dovrà per forza reinventarsi e dovranno reinventarsi e adattarsi anche i bambini che si aspettano un'America alla Las Vegas, meravigliosa, con Lady Gaga, eccetera, eccetera, e si ritrovano invece con questo professore mezzo matto in mezzo al deserto. Gli stravolgeranno la vita. Senti, È per forza. tra le note di regia leggo: gli alieni ci appartengono più di quanto non crediamo di sapere. È sicuramente così. Io credo che la fantascienza, appunto, sia un genere meraviglioso, anche perché riesce ad affrontare dei temi con assoluta leggerezza e naturalezza anche. Li rende quasi intuitivi. Per esempio, Spielberg in Incontri ravvicinati del terzo tipo, no? E dopo anni e anni in cui tutti facevano film in cui avevano paura degli alieni, terrorizzati dagli alieni, gli alieni che ci invadono, mamma mia, che succede? Quelli che addirittura l'invasione degli ultracorpi, che ne so. Dopo secoli di cose così, a un certo punto lui che fa? Lui fa vedere una scena in cui hai gli adulti che si affannano a chiudere pertugi, finestre, eccetera, per non farli entrare. Invece il bambino tranquillissimo apre la porta e dice ciao. Certo, perché se noi, secondo me, cominciamo a imparare a vedere il mondo un po' più con gli occhi di, magari di un bambino, insomma, privi di sovrastrutture, ci accorgiamo che gli alieni alla fine siamo noi, sono cose molto più vicine a noi di quello che pensiamo che siano e non bisogna avere paura delle differenze perché le differenze sono quello che ci fanno crescere, che ci fa crescere come tutto, come persone, come paesi, come mondo, come umanità. E poi se pensiamo che siamo piccoli così all'interno di un universo gigantesco, ancora di più viene da ridere, no? Ad avere paura di che cosa? Di niente.